A tutti i soci e simpatizzanti dell'Alliance Française un cordiale buonasera e bentornati a Une espèce de magie, l'angolo del cinema francese, rubrica ideata e promossa dall'Alliance Française della Spezia. Giovedì 6 agosto alle ore 21:30, nel cortile esterno del centro di Alma Ruggero avrà luogo la proiezione de Il misterioso castello nei Carpazi, pellicola cecoslovacca del 1981, diretta dal maestro Oldřich Lipskú. È ispirata, come si può ben intuire fin dal titolo, a Le Château de Carpas di Jules Verne, romanzo del 1892, tuttora purtroppo il menoletto del noto ciclo dei Voyages extraordinaires. Prima però di addentrarci nella trama, sarebbe bello sondare insieme lo storico, fecondo dialogo fra la cinematografia boema e la fervida immaginazione dello scrittore di Nantes. Pellicole d'oltreoceano quali 20.000 leghe sotto i mari del 1916 di Stuart Payton, Viaggio al centro della Terra del 59 con il grandissimo James Mason nei panni del professor Lindenbrock, o Il giro del mondo in 80 giorni del 56, dove David Niven impersonò l'elegante Phileas Fogg, sono entrate di diritto nella storia del cinema avventuroso e non solo. Eppure fu proprio in Cecoslovacchia, patria di penne visionarie quali Božena Němcová, Inek Maka o Vyacheslav Nezval, che Jules Verne conobbe, curiosamente, i migliori suoi adattamenti per il grande schermo, assai più che in terra francese. Il pensiero va subito a Karel Zeman, uno dei cineasti e animatori fantastici più acclamati in patria del trentennio 50-70, un approccio giocoso, raffinatissimo sul versante figurativo e deliziosamente ironico. Per quello che concerne l'utopismo tecnologico di Verne, attraversa piccoli capolavori come il celebre La diabolica invenzione del 1958, liberamente ispirato a Fas o Drapeau, ma che versa in sé pure riferimenti, neanche troppo velati, ad altre opere dello scrittore quali Robur le Conquérant e L'île mystérieuse. Il dirigibile rubato del 1966, anch'esso liberamente ispirato a Deux ans de vacances, oppure L'arca di Monsieur Sevardac, da Hector Sevardac per l'appunto. Opere che, al di là dell'ironia suaccennata, non trascurano né beffeggiano tantomeno l'eroismo dei protagonisti o l'emozione tutta fanciullesca che scaturisce dall'assistere alle loro imprese. Nel 1981, concependo il misterioso castello nei Carpazi, distribuito sul mercato francofono come Le Mystère du Château de Carpas, il regista Oldřich Lipskú scelse per l'opera di Verne un approccio, viceversa, interamente burlesco, non meno originale e visivamente accattivante di quello di Zeman. Chi è comunque Oldřich Lipskú? Una delle personalità più divertenti del cinema boemo del secondo dopoguerra. Famoso in patria per le sue commedie, vedi il poliziesco parodico Nick Carter, un super detective a Praga del 78, e così pure i diversi omaggi alla tradizione circense nazionale, come il documentario Il circo ci sarà, noto in Francia come Ça, c'est du cirque del 61, compendio di un viaggio di mesi a fianco di un'illustre compagnia cieca in India e in Birmania, concesso da un permesso speciale del governo. Viceversa, non un documentario, ma un'opera di finzione. Il surreale concerto per elefante e orchestra del 75, distribuito in Italia come Le avventure al circo di Mosca. Lipskú trovò però la sua vena migliore nel fantastico, sempre oscillando fra assurdità, allegoria e ironia. Ad esempio, nel favoloso cinematografo di Jarosław Hašek, vediamo il noto romanziere e umorista, autore de Il buon soldato Schweik, trasfigurare magicamente con la cinepresa le vite di quattro spettatori che assistono ad un suo spettacolo. Nello spassoso L'uomo del primo secolo del 1962, in cui la coeva retorica dell'Europa orientale sui programmi di esplorazione spaziale viene messa alla berlina, un mite tappezziere si risveglia senza spiegazione alcuna nell'anno, tenetevi forte, 508 dopo Sputnik. Ancora una malassortita squadra del futuro torna indietro nel tempo per uccidere Einstein, evitando così che la bomba atomica segni rovinosamente il sentiero del genere umano. Ciò avviene in
Ho ucciso Einstein, signori miei, del 1969. Infine, Joachim, ovvero La felicità programmata, del 1974, forse il capolavoro del regista, segue lo strano caso di un timido scapolo che si fida ciecamente di una tabella compilata con scientifica spietatezza da un cervellone elettronico, riportante i suoi futuri successi, ma anche i giorni di tempesta, in tutti i sensi. Il misterioso castello nei Carpazi, quart'ultimo film di Aldrich Lipscu, può considerarsi il testamento spirituale dell'autore, traboccante com'è di musica, paradossi, arie liriche, balocchi, accessori futuribili e divagazioni, una volta di più, circensi. Molti nomi della fonte letteraria, sia chiaro, cambiano in fase di sceneggiatura. Durante il suo soggiorno nei Carpazi, il conte Félix Telleret de Telleret, protagonista della storia, insieme al fedele ciambellano Ignaz, si imbatte nelle tracce della sua amante da tempo scomparsa, il soprano, anche qui tenetevi forte, Salsa Verde, anziché Stilla, come l'originaria pagina letteraria di Verne. Il barone Goertz de Goerschke, forte delle invenzioni del dottor Orfani, semina il terrore tra i valigiani e, fra le mura del suo oscuro maniero, custodisce, forse, un segreto. Piccola curiosità, fra gli arredatori di scena vi è anche, sebbene non accreditato nei titoli di testa, il grande artista Ian Schwankmayer. Il suo forse fu qualcosa di più di un semplice contributo e chi conosce i corti ma anche i lungometraggi di Ian Schwankmayer non faticherà a vedere baluginie, tracce del suo stile. La proiezione del film, ripetiamo, si terrà giovedì 6 agosto ore 21.30 nel cortile esterno del centro di Alma Ruggero. L'ingresso è libero, ma si consiglia la prenotazione al seguente indirizzo di posta elettronica. info@acitlaspezia.it. Vi lascio a un frammento del misterioso castello dei Carpazi, frammento tra l'altro molto divertente. Non resta che augurarvi fin da ora buon fine settimana, buona visione e, come sempre, e più specificamente per l'occasione, riscoprite, leggete Jules Verne, meglio ancora in francese.